so young, baby. In the same way. Da tanto tempo che non la vedevo, capisci? Bene, come stai? Un incontro un po' emozionante, però ne è valsa la pena. Mo sentirla gridare, parlare, quindi è molto bello. Come stai, mamma? Mamma! Erano 2 o 3 mesi che non... Non avevate così contatti? Mi dai le mani, zio? Vieni, finalmente. Vi fa piacere abbracciare di nuovo la vostra famiglia? Ma voi sì! La stanza degli abbracci costa poco ma vale tanto. Una casa bellissima. Ci voleva proprio questa cosa. Siamo arrivati ad ascoltare, vabbè, ma che muoia qualche anziano, qual è il problema? E invece loro sono indispensabili quanto un bambino. E un gesto come questo è un segnale per dire che c'è bisogno di umanità e c'è bisogno di solidarietà. Proprio quando c'è più paura, perché la paura crea egoismo. Noi siamo qui chiuse perché c'è questa epidemia. È un incontro un po' emozionante, però ne è valsa la pena. Che emozionante, da quanto tempo non vedevi tua suocera? Sicuramente da parecchio, diciamo, però così da lontano l'abbiamo già vista qualche volta. Beh, è diverso. È molto diverso. Da tanto tempo che non la vedevo, capisci? Mo sentirla gridare, parlare, quindi è molto bello. Due o tre mesi che non... Non avevate così contatti? Perché poi è successo sto lockdown e ci ha bloccato tutta cosa. Mi siete un po' emozionato? No, vedendo era un po'... Era diverso comunque, perché non sta peggiorando pure la situazione, perché non sta bene. Stava bene, non stavo qua. Stavo a casa mia. No, nessuno potrà naturalmente lasciare questa struttura per i giorni natalizi e quindi è un'occasione in più che loro hanno di non sentirsi soli, ecco, di non sentirsi abbandonati.